Non abbiamo iniziato la serie di Minecraft nel migliore dei modi, in quanto creeper, zombie e scheletri ci hanno fatto letteralmente il culo. Siamo morti ben due volte, non abbiamo accumulato nessun tipo di scorta, non abbiamo né la cobblestone, né spade, né accette. Noi però ci siamo vendicati e abbiamo fatto un olocausto zombie, perché i non morti a noi non ci fanno paura. Non abbiamo fatto nemmeno un letto, non siamo riusciti a dormire, abbiamo passato le ore piccole e alla fine un creeper ci ha fatto scoppiare come petardo. Bene, adesso partiamo col secondo episodio e buona visione ragazzi. Ecco appunto, riprendiamo la partita dal luogo in cui siamo spawnati ieri, sempre nella solita merda. Sento lo zombie. Dove cazzo è dentro il muro? Oronzio! Dove cazzo sei? Sicuramente qui dentro. Ale! Due, addirittura. Buona coppiata, froci. Ah! 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 Minchia che caduta! Oh, è profondissimo qua! Nelle profondità marine scoppiano le orecchie adesso. Guarda, guarda, guarda! Guarda lui! Guarda! Ciao Tom! Qui non c'è nemmeno un albero, mi spiegate dove cazzo prendo le materie prime se non ci sono alberi? Costruirò le spade con i cactus! Ehi! Ma che bel villaggiello Arcon di rondello! Adesso vi porto via tutto e butto il sale nelle semine. Fantastico, carote! Qui la zero lì che pensa. Cosa sto facendo? Qualcuno ha del sale che... ci penso io loro. Ah, fa culo, è un pugno, tio. Beh, almeno adesso posso mangiare, se ho fame. Diventerò un coniglio anch'io. Beh, è vero, posso catturare i conigli con questo. Cactus. Sono stufo di stare nel deserto, porca puttana. Dove cazzo è l'uscita? Mamma, sono vegano. Adesso ci prendiamo le canne da zucchero. Abbiamo pure le canne da zucchero. Ci mancano solo le canne, quelle vere. Ah, dai, piromani. Oh! Quell'uomo sta andando a fuoco! Pompieri! Oeee! Buon'uomo! Resista, arrivo! Sto arrivando! Qualcuno ha un estintore? Troppo tardi. Mi spiace. Guardalo là, perché non prende fuoco? È la muffa, il rivestimento in muffa che ti salva, te brutto merda! Non mi avrai mai! Ah! Non siamo termiti, siamo leoni! Sono sicuro che mi colpirà. E invece no, buon uomo! Che le succede? Dove è finito? Ops! Quel colore è tutto. Lo userò parecchio come allenamento sulla casa, che la voglio tutta in larice. Legno di larice. Legno di larice? Fai larice. È legno da caccia. Caccia, caccia. Ma che poi non era il miele da caccia? Mi scusi! Cosa fa legno? Ruba il nome al miele? Ah! Ho visto con la coda dell'occhio. Mucca! Ah! Ah! Sono un terremoto qua. Ok, ucciderò te. Ah, Iron Cow. Arriva più. Oddio! Uno dei sette nani!
Non mi avrai mai neanche tu! Siamo dispersi nel mondo della merda. Aspetta, guarda che se mi arriva un ronzio, sono nella merda. Passiamo la notte e direi che come prima volta possiamo andare in miniera direttamente da qua. Che avevo visto la spaccatura lì in parte del terremoto di Fukushima. E da lì si può andare benissimo. Viaggio al centro della terra. Spero di trovare un mini elefante, che il mio sogno è sempre stato quello di avere un mini elefante. Io in realtà volevo dormire, ma non c'ho un cazzo di lana merino per il mio materasso merlino. Sono molto astuto, sto uscendo di notte senza spada. Beh, ho un piccone, Kabobo 2 la vendetta. Uno zombie sexy. Ah! Galline, perché galline? Ma dove stanno camminando? Io ero morto prima. Ah! Oddio, c'è Aragog! Lasciami stare, merda! Scambio gli scheletri per le pecore. No, non sono pecore. Mannaggia il clero. Piove? Non piove. Piove? Non piove. Allora, mi sono ripreso un po' di materiali, i dildi, i goldoni. Seriamente. Allora, non riusciamo a uscire da questo cazzo di deserto, direi che possiamo cominciare a impostare l'impronta della casa proprio sul deserto. Allora, siccome noi siamo ottimisti, questo non è un vero e proprio deserto, ma bensì una casa al mare. Perché guardate. E voilà! Il mare! Ma che cazzo sto a fare? Ma porco Dio! Cominciamo. Qua faremo l'entrata di due. Attenzione, segno di due. 4, 5, direi che 7, visto che è il mio numero fortunato. Quindi 7 metri e altri 7. Tra l'altro una casa al mare in legno è top, direi, costruita sulla sabbia. Arriva il lupo, quello di tre porcellini, soffia, cade tutto. 1, 2, 3, 4. Qua in mezzo lascio il libro che volevo fare una bella vetrata. Quindi che parte da lì. Ok. Roba che arriva adesso un creeper, mi distrugge la casa, mi tocca chiedere i danni alla regione. Ah! Perfetto. Beh, allora, per il momento tappo qui un secondo approvvigionamento col vetro, col legno. Una porta. La porta come cazzo era? Se fosse così. Perfetto. Abbiamo già tre porte per noi. Allora, andiamo a piazzarle qui. No! Minchia, siamo in una prigione. Perfetto ragazzi, siamo riusciti a costruirci il letto, abbiamo fatto l'impronta della casa, sono morto un'altra volta e ho dovuto abbassare la difficoltà, comunque da normale a facile. E nel prossimo episodio cominceremo ad andare in miniera, prenderemo i diamanti, svaligeremo una gioielleria, un supermercato e una pompa di benzina.
Per quest'oggi, ragazzi, è tutto. Ci vediamo domani per un altro episodio di Minecraft. Ciao!